Sì, un bellissimo dono, di grandissima qualità. Ho avuto modo di vedere queste strutture qualche settimana fa, erano già in uno stato avanzato di realizzazione. Si dà agli studenti che vengono su questo territorio uno spazio straordinario. La qualità dei luoghi, l'ampiezza degli spazi, dei materiali, la vista incredibile sul bellissimo paesaggio marchigiano. Noi abbiamo puntato da subito sull'Università di Camerino e sul suo rilancio come un elemento fondamentale della ricostruzione. L'università ha bisogno di tante cose, spazi per la didattica, per quelli che sono i servizi, ma più di tutti di potersi tenere gli studenti, che sono l'elemento essenziale. Un'università che si è sempre dimostrata di grande qualità, sia da un punto di vista dell'accoglienza, sia da un punto di vista della qualità della ricerca e del rapporto con le imprese locali. Per noi oggi quindi una grandissima giornata di festa, di grande importanza, perché nel restituire questi spazi si dà la certezza di poter continuare a contare sull'alta formazione e sull'università per tutte quelle che sono le necessità dei nostri territori. Come nasce questa collaborazione con il Trentino, con l'Alto Adige? È nata in una, dal mio punto di vista, una riunione con Vasco Errani, quando era commissario, ragionavamo proprio del problema degli studenti e degli alloggi. Lui aveva ricevuto e raccolto una serie di disponibilità e ha pensato bene di indirizzare quella disponibilità verso Camerino. Un po' quel modo di lavorare che c'è in emergenza, di forte collaborazione, doni per noi preziosissimi, non possiamo solo ringraziare, che oggi ci restituiscono grande speranza e grande fiducia. È un impegno in chiave europea, direi, perché noi siamo uniti dentro un'esperienza di cooperazione transfrontaliera da anni. Facciamo tanti progetti assieme e abbiamo pensato di affrontare assieme anche questo esercizio, avventura di solidarietà. Direi che è una solidarietà che ci fa molto piacere poter sostenere, perché va nella direzione della fiducia, del futuro, dei giovani, e quindi è un piccolo esempio di come tre territori come i nostri, che sono dotati di un'autonomia speciale, non si chiudono su se stessi ma cercano di anche guardare al loro esterno. Abbiamo trovato la possibilità di lavorare anche con grande velocità e siamo contenti oggi di essere qui a dare un segnale di fiducia, come dicevo, nel futuro.